Carlo Biasini, segretario uscente della UILM di Vicenza, ma probabilmente dopo il congresso che si sta svolgendo oggi dovrebbe essere riconfermato, perché al momento, come dice lei, a meno che non spuntino candidature improvvise, è il candidato che tutti gradiscono e che è candidato unico. Ecco, al segretario nazionale Palombella ho chiesto un po' della situazione in generale della settore metalmeccanico, in particolare di un'azienda che a livello internazionale è veneto, è importante come Electrolux. Questo nome richiama un'azienda locale che è un grosso fornitore di Electrolux, che è l'Ascol. L'Ascol ha chiuso a Moncalieri nel 2011, al momento, anche se sono in atto trattative, starebbe perlomeno formalmente, al momento ha licenziato 223 lavoratori alla Ascol PEC di Castellalfero. Il suo collega della UILM di Vicenza, Silvano Uppo, sta portando avanti le trattative insieme agli altri sindacati. È una fabbrica molto sindacalizzata lì a Castellalfero. A Vicenza, siccome sappiamo tutti che già ci sono dei problemi anche a Vicenza, contratti di solidarietà e così via, il silenzio che c'è intorno a questa vicenda è legato in particolare al fatto che c'è una scarsa presenza sindacale nella capogruppo, nelle varie società vicentine, oppure c'è una strategia diversa? No, diciamo, intanto dico in premessa che noi diamo il massimo di appoggio alla lotta giusta che stanno facendo i colleghi e i lavoratori di quello stabilimento. Giustamente, vedendo mettere in repentaglio il loro posto di lavoro e le prospettive, hanno tutto il diritto e anzi il dovere di puntare i piedi, di vedere, di opporsi a determinate scelte. E qui nel Vicentino abbiamo una situazione un po' diversa da Castellalfero, perché sono aziende poco sindacalizzate. È un'azienda, soprattutto qualcuno la definiva padronale, dove non esistono all'interno delle valide relazioni sindacali. E molto spesso quindi gli incontri che si fanno, la presenza sindacale serve più a governare gli strumenti di ammortizzatore sociale, più come dire che parlare delle prospettive dell'azienda, del futuro e degli investimenti o cosa intende fare l'azienda, no, nelle proprie realtà. Quindi quello che noi temiamo, proprio perché siamo all'oscuro delle volontà della proprietà, perché non ci viene detto, è quello che sta facendo fuori da Vicenza poi in qualche modo possa ricadere anche su Vicenza. Cioè si inizia, come dire, con chiudere degli stabilimenti, secondo noi anche in maniera non appropriata, perché secondo noi non esiste la non sostenibilità della tenuta aperta, apertura degli stabilimenti, tant'è che i lavoratori sono resi disponibili addirittura a metterci del proprio, purché lo stabilimento resta aperto, ma è una scelta sicuramente del maggior profitto, perché far fare questi prodotti non in Italia ma da un'altra parte, dove la manodopera costa meno, vuol dire magari intascare più soldi, guadagnare di più, e questa però è una logica sicuramente che va contrastata in tutti i modi. Quindi cosa dico? Temiamo che anche per Vicenza possa esserci un epilogo di questo tipo. E su questo sono stati chiesti incontri, non sono state date risposte chiare in merito. Insisteremo anche su questo, sperando che poi anche a Vicenza i lavoratori un po' alla volta si rendano coscienti di questa situazione e magari tutti insieme, forzando da questo punto di vista, si riesca un po' a mettere l'azienda con le spalle al muro e in qualche modo costringerla a dirci effettivamente quali sono i loro piani e cosa intendono fare nei prossimi anni. Non vogliamo terrorizzare chi ci ascolta, ma Bopen, l'amministratore delegato della Ascol di Castellalfero, avrebbe, ma il condizionale lo uso perché è una frase riferita, pubblicata e non smentita, da un sindacalista CISL, avrebbe detto al sindaco di Asti che in tempo 3 anni l'Ascol a Vicenza avrà i capannoni vuoti. E quanti sono i lavoratori Ascol nel Vicentino, cioè tra Povolaro, Breganze? Adesso io non ho il numero, presumo saranno intorno ai 300-400 lavoratori. Non ho i numeri precisi perché non seguo io direttamente l'azienda, ma la fanno i miei colleghi, insomma. E su questa frase, su questa dichiarazione non so cosa dire, però può essere una possibilità. Se viene detta una cosa e poi non viene smentita, probabilmente c'è qualcosa in testa da parte dell'azienda. Quello che io avevo sentito qualche tempo fa invece erano voci che correvano sul fatto che questo gruppo volesse
vendere le attività. Questa è la seconda voce. Vendere le attività. Anche su questo pareva una cosa anche abbastanza probabile, c'erano pare delle trattative in atto, al momento però non si sa ancora nulla. E come ripeto, quando le cose non si conoscono c'è anche da aver paura, perché se ci fosse chiarezza e trasparente i lavoratori capirebbero, purché ci sia un piano chiaro, e molto spesso, come dire, in questi casi siamo in grado anche di dare una mano rispetto alle problematiche che ha un'impresa. Quando uno tace, non dice nulla, non fa chiarezza, secondo me c'è da temere, per cui credo che i lavoratori di Ascol di Vicenza abbiano, come dire, no, la necessità di fare in qualche modo una verifica più approfondita e chiedere conto all'azienda effettivamente qual è il loro futuro e quale sarà il loro futuro. Chiudiamo con un messaggio positivo magari. Se dalle sue parole traspare che questa azienda non ha una grossa propensione alle relazioni industriali, ma sembrerebbe che nel tessuto imprenditoriale vicentino ci siano dei rapporti sindacali, magari anche conflittuali, magari tenendo conto ognuno delle proprie priorità, ma che tengono aperta una porta di informazione, quindi discussione tra sindacato e imprenditori. Mi conferma questa situazione? Sì, posso confermarlo, perché per fortuna nel tessuto vicentino, quello produttivo, c'è questa propensione. Io auspicavo che deve continuare anche quando ci sarà la ripresa, non solo quando c'è la crisi. Qual è la prova di questo? Che CGIL e CISL e UIL, nel suo insieme, diciamo, tutte le categorie, hanno firmato centinaia e centinaia di accordi in questi anni per gestire le problematiche e trovare soluzioni insieme alle imprese. Quindi vuol dire che c'è una propensione a parlarsi, a discutere e vedere insieme, anche magari a volte in maniera aspra, però riuscire a trovare le soluzioni che sono più confacenti a una salvaguardia dell'impresa e a una salvaguardia dei lavoratori. Quindi questo è un dato, secondo me, una conferma che posso dare sicuramente. Speriamo che questo migliori anche per il futuro, cioè che sia una cosa che si rafforzi ulteriormente, che non valga solo per la crisi, ma che debba valere anche un momento di benessere, magari dove dobbiamo distribuire dei soldi, aumentare le retribuzioni o aumentare i diritti dei lavoratori. Ci può tracciare un bilancio dell'ultimo mandato e quello che vorrebbe fare nel prossimo? Sì, ben, diciamo che noi questi 4 anni, dal congresso del 2009 sostanzialmente, ci siamo impegnati soprattutto sulle problematiche della crisi, perché le centinaia e centinaia di aziende che hanno subito i contraccolpi della crisi internazionale sostanzialmente ci hanno portato a un lavoro molto duro come sindacato insieme alle associazioni imprenditoriali per affrontare queste crisi e per cercare di parare il più possibile i colpi che venivano inferti alle imprese e conseguentemente ai lavoratori. C'è stato anche spazio in alcune realtà, per fortuna, di fare anche della contrattazione integrativa aziendale con anche dei premi di risultato, anche se molto limitata. Questo è un segno che soprattutto alcune aziende nel Vicentino sono molto avanti sul piano del loro prodotto, della loro innovazione, quindi hanno avuto la capacità di affrontare meglio la crisi nei confronti del mercato estero soprattutto. E quindi di fatto sostanzialmente questo è un po' il lavoro che ci ha impegnato in questi 4 anni e diciamo che sarà un lavoro però che proseguirà, perché dicevo prima nella relazione che ho fatto, tutti i dati ci dicono che sicuramente nel 2014 avremo un numero di licenziamenti che sarà addirittura superiore al 2013. Questo perché? Perché molte realtà le abbiamo tirate avanti con gli strumenti di ammortizzatore sociale, oggi sono arrivate un po' al capolinea e quindi molti lavoratori che siamo riusciti a tenere insieme dentro le aziende, oggi ormai privi di ammortizzatori, verranno espulsi e verranno collocati o in mobilità o in disoccupazione. Questo è un problema molto, molto grave e pesante, perché anche se c'è un incremento delle export, diciamo, questo si traduce lentamente in nuova occupazione, non si vede quasi neanche, questo è il problema vero, quindi molti disoccupati a fronte di poche entrate nel mondo del lavoro. Quello che io ho proposto alle associazioni imprenditoriali nella mia relazione, stamattina c'erano qui le associazioni industriali, la Confapi, gli artigiani, e quello ho lanciato questa idea, che è quella di aprire un tavolo non solo
cioè non siamo solo utili per gestire la crisi, dovremo anche aprire un tavolo negoziale per gestire la ripresa e il recupero, diciamo, sul piano, no, produttivo e sul piano della competitività. E quindi mettendo insieme le associazioni sindacali con le associazioni degli imprenditori, dove si vada a discutere sicuramente anche di salario se ci sono le condizioni, ma anche di quegli elementi di competitività che sono la gestione degli orari, le flessibilità buone, i percorsi professionali per aumentare la professionalità dentro le imprese e anche i percorsi di stabilizzazione del personale che oggi purtroppo sono molto carenti nel mondo del lavoro. Questo è un po', come dire, l'idea, un po' il tema che ho lanciato, in parte è stato colto negli interventi che sono stati fatti, quindi speriamo che da questa idea, da questa proposta nasca poi effettivamente un tavolo operativo che possa effettivamente mettere insieme le esigenze di lavoratori e imprese nel Vicentino e possa dare un impulso forte magari a riprendere un'attività, uno sviluppo nella nostra provincia.